Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi portiamo nell'entroterra montenegrino e in particolare vi faremo vedere un luogo mistico, il monastero di Ostrog. Ma prima di cominciare ricordatevi di mettere like e iscrivetevi al canale. A tra poco! Eccoci qua ragazzi, partiamo, ma prima colazione. Abbiamo preso due caffettini freddi nel negozietto sotto a casa qua a Dulcigno. Dobbiamo risalire fino a dopo Bar e poi andiamo verso Podgorica. Siamo arrivati a Podgorica, piccola tappa, città molto incasinata, facciamo toccata e fuga. Siamo in Piazza della Repubblica, qua c'è l'obelisco e questa è la piazza. E ovviamente Hard Rock Café. Eravamo stati anche nell'altro shop, curiosiamo anche qua dentro. Questa è la parte dove si mangia, molto bella. E come sempre un po' di reperti. Un abito di Rihanna. Come sempre Hard Rock ha dei bellissimi spazi, quindi se riuscite andate a vederli. Facciamo questa stradona pedonale di Podgorica alla ricerca di qualche souvenir. Adesso ripartiamo direzione Ostrog. Siamo a una ventina di minuti da Ostrog, abbiamo prenotato qua in questo resort una casettina. Ed eccoci nella nostra casettina! È molto carina, c'ha sia la parte in cui si dorme e il bagno. E in tutto abbiamo pagato solo 50 euro, c'è la piscina fuori. E la colazione è inclusa! Eh sì! La location qua è molto carina e c'è anche un ristorante, quindi adesso si mangia. Abbiamo preso un piattone di cevapi. E il pesce. Dei bei calamarozzi. E abbiamo speso con l'acqua circa 22 euro. Cibo davvero molto buono, grandi quantità e molto molto buono, sì, saporito, conveniente. Insomma, approvato. Adesso è il momento di andare a Ostrog. Siamo arrivati al monastero di Ostrog, la strada è un po' impervia, strettina, piena di tornanti, quindi attenzione come arrivate. Sotto c'è un parcheggio, la chiesa più bassa, sopra ce n'è un altro, questo è quello più in alto, insomma, che potete raggiungere e vi porta alla chiesa più alta, che dovrebbe essere qua vicina. C'è un caldo incredibile, ci sono 38 gradi qua sopra, è agosto e insomma portatevi da bere. Per arrivare al monastero dovete comunque fare una scalinata, è un po' scivolosa, quindi attenzione. Il monastero è dedicato a San Basilio di Ostrog, che era questo vescovo ortodosso che aveva costruito qua questo monastero. Ed eccoci arrivati proprio ai piedi della montagna, all'ingresso del monastero. Cosa positiva proprio qua? C'è una fonte d'acqua in cui potete riempire la borraccia. Ed eccolo qua il monastero di Ostrog, perfettamente incastonato nella roccia. Pensate che questa chiesa è del 1600 e poi nel 1920 sono stati fatti dei lavori, affreschi, insomma è stata resa ancora più un capolavoro. Non so se rende l'idea, ma il monastero è veramente bello ed è proprio a picco così la rocciata e poi c'è all'interno tutto il monastero incastonato. Per arrivare alla chiesa superiore dovete fare un po' di coda. E laggiù ecco la chiesa del monastero di Ostrog. E da qua in alto c'è anche un panorama incredibile. Si sale sempre più su. Qua in alto ci sono tutti gli affreschi nella roccia. E di nuovo c'è un panorama spettacolare. Tutta la parte alta è decorata con questi mosaici nella roccia, veramente bellissimi. E questo mosaico rappresenta San Basilio. Sono le 4 di pomeriggio, la coda si è dissipata quasi totalmente. Ci sono altri due punti che
hanno potuto farvi vedere all'interno due cripte, dentro la roccia appunto. In una di queste c'è il corpo di San Basilio. L'interno è molto bello, non abbiamo fatto neanche tanta coda, alla fine abbiamo preso un piccolo magnete e c'è fuori la limonata, 2 euro ed è un litro. Limonata! Quindi posto carino, un po' affollato, e adesso torniamo nel nostro resort. Ed eccoci ritornati a Casina. Oggi siamo partiti da Dulcigno e poi siamo andati a Podgorica. Da Podgorica abbiamo raggiunto questo bellissimo campeggio, diciamo, per arrivare fino al monastero di Ostrog e poi ritornare indietro. Due parole sulla guida in Montenegro. Ve ne avevo già parlato nello scorso video. Insomma, i montenegrini sono un po' pericolosi in certi casi. Ecco, per tornare da Dulcigno fino a Bara abbiamo fatto un sacco di coda. Mattina nelle strade le ho sempre viste con abbastanza coda da Dulcigno a Bar, non al contrario, e poi andando invece da Bar e per arrivare a Podgorica, insomma, tutto tranquillo, però appunto attenzione alle persone. A Podgorica un gran casino, molto traffico, molto caos in realtà, come dappertutto, anche se effettivamente non c'è caos, generano molta apprensione alla guida. Montenegrini a parte, un altro elemento importante per arrivare a Ostrog da sapere è che ci sono due strade, una nuova, una vecchia. Quella nuova è quella sulla statalona che vi porta fino al Piva Canyon e che tra l'altro rifaremo domani. È abbastanza scorrevole, poi dovete fare qualche tornante e poi tutta la strada per arrivare al monastero di Ostrog è un po' complicata, con vari tornanti in salita, avvallamenti, buche e soprattutto tante persone che vengono dall'altra parte, e considerando che i montenegrini tendono a stare sempre nella carreggiata opposta anche quando c'è spazio, ecco, ogni tanto vi fa un po' preoccupare. La strada vecchia invece, più rurale, sempre molto bella, l'abbiamo fatta al ritorno. Attenzione agli avvallamenti, alle buche, ci sono dossi, ci sono proprio insomma, la situazione del manto stradale non è il massimo, quindi se tornate da quella parte attenzione, perché sì, magari avete un filino meno tornanti e un filino più larga in certi punti se vogliamo, però è veramente brutta. E attenzione ai massi, ce ne sono tantissimi. Non ne abbiamo trovati fortunatamente in strada, ma erano lì a bordo strada, probabilmente caduti da un pochino e qualcuno magari li aveva spostati. Ma ora bagnetto! Fortunatamente c'è una super piscina qua. Questa super piscina è un infinity pool sul fiume. Comunque ora bagnetto e poi vediamo di farvi mangiare qualcosa di tipico. E adesso birrettina e poi ci mangiamo una cosa tipica, la pecca. Il posto è davvero carino, comunque ci sono le pistole e tutte le spadone appese. Ed eccola qua, tipica pecca, è una pentola nella quale si cuoce questo vitello oppure anche agnello, capra, insieme a verdura varia. Bene ragazzi, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. Nel prossimo video vi porteremo verso la Bosnia passando dal Piva Canyon e andando fino a Sarajevo. Se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale. Alla prossima.